Dunque, il lavoro di restauro è stato molto semplice perché abbiamo pulito con l'acqua distillata, soprattutto perché il vero lavoro è stato fatto 15 anni fa. Solo che proprio perché era un lavoro di manutenzione c'è stata una possibilità di studio molto più approfondite che ha portato a questa scoperta delle diverse lavorazioni di cui non ci eravamo accorti nell'altro restauro, e quindi questa novità assoluta a cui Michelangelo era arrivato grazie proprio alla sua sensibilità di pittore andava resa visibile. Purtroppo, avendo chiuso la finestra, mancava proprio la luce intorno a cui lui aveva costruito tutto questo. E quindi è nata l'esigenza, io ho manifestato alla sovrintendenza questo bisogno anche scientifico di ripristinare queste condizioni. La sovrintendenza con l'ottomatica ha chiamato Mario Nanni, che è un genio, è stato qua mesi a studiare le condizioni della luce e ha riuscito a ricreare la finestra, perché lui ha scomposto e rimisurato la luce. Il progetto della luce che ho fatto all'interno della chiesa di San Pietro in Vincoli per il museo di Michelangelo è una luce che parte dalla lettura e dalla possibilità di ascoltare attentamente il luogo. Un po' tutti i miei progetti sono in questa logica. Ho utilizzato questa nuova tecnologia che è l'N55, un sistema che io ho brevettato, che simula esattamente la luce della naturale, e quindi c'è questo dialogo tra aurora, alba, tramonto e crepuscolo. Quindi ci sono i rossi del mattino e i rossi del pomeriggio. Allora, qui ha lavorato Mario Nanni, che è uno dei più grandi light designer italiani, e ha lavorato con un'attenzione resa più pregnante proprio dalla conoscenza delle problematiche relative a questo luogo. Quindi qua non si è trattato soltanto di studiare le condizioni migliori, ottimali per la luce sulla statua del Mosè, ma si è trattato di fare una ricerca storica sul mutare delle condizioni di luce, di illuminazione di quest'opera avvenuta nei secoli a seguito di una quantità di modifiche che sono intervenute sulle fonti di luce. Il lavoro di Mario Nanni tende a ricostruire la condizione di illuminazione originaria, che è stata quella che poi ha motivato scelte di Michelangelo sulla composizione e sull'assetto delle sue sculture. Io penso che oggi è un giorno memorabile per il monumento, sicuramente questo lo rivediamo dopo 200 anni com'era, e si capisca che si tratta di illuminare un monumento, che la luce era una componente essenziale intorno a cui l'artista costruiva la sua opera, sicuramente in questo caso.